Oggi parlerò della regola. All'inizio era il caos, poi l'ordine a poco discese su questa terra, sia che vogliamo seguire la spiegazione mitologica della creazione del verbo divino, sia che vogliamo seguire la visione scientifica del Big Bang, dal caos l'ordine, il processo evolutivo ha inizio. E questo gioco tra caos e ordine in realtà è la legge, in realtà è il gioco, in realtà è la regola. Poi arriva l'essere umano, diventa stanziale, vive in società e ha necessità di creare delle regole di comportamento e di convivenza. E queste regole cerca di prenderle dapprima dal mito e quindi crea delle regole che partono dalla religione, dal dogma. Poi arriva la scienza e incomincia a costruire delle regole che vengono dalla ragione. E qui incomincia, da una parte, l'evoluzione. L'umanità fa un salto enorme. Dall'altra, però, si distacca. Da là potremmo chiamarla la legge divina. E quale sarebbe questa legge divina? La via in su e la via in giù. Il dialogo tra Eros e Logos, tra causa e ordine. Perché la ragione cerca di imporre delle regole di ordine morale, etico, di comportamento, ma tende a trascurare la legge, la via in su, la via in giù, il dialogo tra Eros e Logos. Allora, quando ci troviamo al cospetto della regola, abbiamo varie possibilità, quella di rispettarla. Questa è la norma, è la via più facile, la via che spesso percorriamo. Poi c'è la via della trasgressione, ma le trasgressioni non sono tutte uguali. C'è una trasgressione, potremmo dire, che toglie, ma c'è anche una trasgressione che aggiunge. La trasgressione che toglie potremmo chiamarla prepersonale, potremmo chiamarla egoica, dove l'individuo mette se stesso prima della società, toglie, porta via alla comunità, pensando a se stesso. Quindi una trasgressione, la trasgressione della delinquenza, la trasgressione della mancanza di rispetto per le regole, per un bene personale. Ma poi c'è anche la trasgressione dell'innovazione, una trasgressione che aggiunge. L'evoluzione umana è una storia di, innovazione, di creatività. La creatività è necessariamente uscire dalle regole per trascendere e includere le regole precedenti in regole nuove. Senza la trasgressione dell'innovazione non ci sarebbe evoluzione. E ora, oggi, viviamo in un periodo dove la norma, in questo periodo specifico, da una parte c'è la ragione che ha preso il suo sopravvento in modo egemone e dominante. Nello specifico poi c'è una emergenza che richiede il rispetto di regole, che sono regole condivise solo da questo vecchio paradigma della ragione, mentre siamo in un periodo di cambiamento. Siamo in un periodo, e ce lo dice la storia della scienza, di cambio di paradigma. Dai tempi della fisica moderna, dai tempi di Einstein in poi, è in atto un cambio di paradigma, lento, difficoltoso, zeppo di resistenze, ma che inevitabilmente trionferà. Questo nuovo paradigma
in questa fase di emergenza viene totalmente ignorato. Secondo la più sciocca dinamica duale, c'è la norma e coloro che trasgrediscono. E si cerca di ricondurre quelli che trasgrediscono alla ragione. Ma non è mai così. Con il dualismo, con il controllo, non si giunge mai alla trasformazione, al rispetto della legge, perché la legge è tre, è innovazione. Com'è che si può rispondere con il cambiamento, con l'innovazione? Com'è che si può raccogliere l'occasione, l'opportunità per un salto di coscienza? C'è già, è già tutto pronto, il nuovo paradigma. È la visione integrale, olistica, è la scienza della complessità che è totalmente trascurata. Quando dite, ma perché? Cos'è questa storia? Perché non seguite la regola, la scienza? Perché è una scienza vecchia, è una scienza aggrappata a dei paradigmi ormai obsoleti. Ma nessuno sembra volerlo riconoscere. Siamo in fase di cambiamento. Ci vuole fluidità. Ci vuole creatività per uscire dalla scatola, dal vero problema, dalla vera pandemia, che è pandemia del vecchio, pandemia del paradigma razionale e dell'identificazione emotiva, verso la consapevolezza, verso una scienza della complessità, verso una visione che includa la spiritualità, che ritrovi la divinità dentro di noi stessi e riprenda quel rapporto intimo con la propria anima, col proprio sé, con la legge, la via in su e la via in giù, il due che si fa uno. Questa è la sfida che dovremmo raccogliere.